benvenuti a un nuovo video. Oggi sono davvero eccitato perché ho un pacchetto che aspetto da una settimana, ma mi è sembrato un mese perché è un oggetto rivoluzionario. Come qualcuno può già ben capire, parliamo di macchinine RC sezione Drift. È un gioco che avevo visto su Kickstarter qualche anno fa, ma era un prezzo abbastanza impegnativo, mi ricordo sui 250 euro, e dare 250 euro così al buio era un bel progetto, ma non me la sono sentita. Casualmente stavo curiosando un po' di cose sul drift in questo periodo di quarantena, sono risbattuto su questo progetto e alla modica cifra di 125 euro spedita ho finalmente anche io la mia piccola bestiolina RC Drift scala 1,43. In Italia ancora di nicchia, non capisco come mai, perché poi, come vedremo, è davvero utilizzabile in qualsiasi casa, qualsiasi luogo e soprattutto in qualsiasi percorso. Ci vuole pochissimo per crearsene uno. Dobbiamo tutto al signor Müller, che in questa Kickstarter ha fatto il botto perché si aspettava un target molto basso, ha fatto qualcosa come 250.000 euro con la prima raccolta. Qualcosa vorrà dire. In Germania, a quanto visto, è già un oggettino di culto. Non ho ancora trovato recensione in italiano, quindi me la tiro come anteprima nazionale. Ed ecco qua l'oggetto del mistero. Si chiama Drift col punto interrogativo in mezzo, scala 1,43 RC senza radiocomando perché parla con l'applicazione sul cellulare, quindi avremo un'applicazione e useremo il cellulare come volante, ma è il software e il chip che c'è dentro la macchina che la rende davvero unica. È leggero il pacco, è arrivato dalla Germania in 5 giorni, ho ordinato domenica, oggi è giovedì ed è già sulla mia scrivania. Non è inutile dirvi che li ho subito recensito. Tutto made in Germany, quindi ci sarà da fidarsi come le Audi. Direi di sì, sono un estimatore del Made in Germany, soprattutto quando si parla di macchinine. Come vedete, c'è il QR code per installare l'applicazione, 30 minuti di gioco e 30 minuti di ricarica. Adesso andiamo a fare l'unboxing nuda e cruda. Ok, qui abbiamo il primo adesivo e si parla della linea di partenza e di traguardo, che ovviamente poi passandoci sopra la macchinina riuscirà a capire di cosa si tratta. Poi abbiamo una cosa molto carina, chi te l'ha montata, Peggy, e dietro abbiamo la carta con tutti i valori della macchina. Silver V8, da 0 a 100 in 3,3 secondi. Poi qui abbiamo i nostri dischetti per il drift e passarci di lato. Qui abbiamo il nostro gioiello e ve lo faccio vedere per ultimo perché sono bastardo. Poi andiamo sotto. Abbiamo il cavo di ricarica USB, micro USB, una vitina e questo cacciavitino qua è preso molto dalle slot che serve per la rigidità, è l'unico intervento vero che si può fare sulla macchina, quindi anche lì ready to race, pronto all'uso senza stare troppo a cercare assetti, la regolazione è una e basta, poi tutto il resto sta alla vostra bravura. Drift Racing Simulator, informazioni sulla batteria, tradotto un po' così. Qui abbiamo gli sticker per la nostra carrozzeria, molto molto carini, molto completo. Le
fantastiche istruzioni. Come vedete, c'è anche il freno di emergenza, bello. Ok, andiamo a vedere un po' in italiano. Italiano, ecco qua. Cura e manutenzione, altre funzioni. Vabbè, comunque c'è un bel manuale luccicante di segno di carbonio. Ok ragazzi, siamo pronti? Siete pronti? Sono pronto? Ed ecco qua il gioiellino. Sono emozionato. Come vedete, l'unico movimento che fa è questo qua, si può irrigidire. Poi sotto abbiamo il fulcro e l'innovazione. Abbiamo delle ruote interne che sono quelle che fanno lavorare l'applicazione e il software. Queste qua invece sono mobili e dietro uguale. Poi abbiamo la presa di ricarica e il pulsantino per accendere e spegnerla. Ok, come vedete, c'è anche i fari, un piccolo tocco di classe. Adesso non ci resta che andare a installare l'applicazione e provare come se la cava la nostra ragazza. Non vedo l'ora. Andiamo. Ok, ora andiamo a installare la nostra applicazione, che è Drift col punto interrogativo, della Sturmkind, che è il nome dell'azienda del signor Müller, che ringraziamo ancora. Ok ragazzi, mentre installiamo l'applicazione attacchiamo tutto alla ricarica. Le istruzioni dicono che fino all'80% lampeggiano qua dietro, quando saremo pronti lampeggeranno quelli davanti. Si apre, bisogna assolutamente avere il Bluetooth. Ok, qua dobbiamo registrarci. Qui ci parla della gincana. Come vedete lampeggiano le luci anteriori, quindi è carica. Bisogna tenere premuto questo tasto qua. Ok, si è regolato. Ok, facciamo più scanning, ci clicchiamo sopra. Ora facciamo un aggiornamento. Piccola ma davvero spettacolare. Poi ho visto, ormai ci sono un sacco di persone che fanno accessori, motori da montare qui sopra, spoiler diversi. C'è un mondo dietro, anche su creazioni di piste diverse, anche perché lo spazio veramente è ridotto. Quello spazio che serve è veramente poco ed è quella la cosa che rende rivoluzionare questa macchina, perché basta una scrivania e uno può creare un circuito e driftare con la sua macchinina. Ok ragazzi, ci siamo. Come vedete ha trovato la nostra macchina Sport Edition. Ma voglio vedere se c'è English. No, italiano non c'è. Vabbè, come non detto, ovviamente drive. Ok ragazzi, luci, acceleratore, freno, retromarcia, freno a mano, attenzione all'inizio perché
poi per girare bisogna e vi vibra anche. Quindi retromarcia, proviamo così. Avanti girando tutto, vediamo un po'. Adesso vi porto in pista, che è più divertente sicuro. È una vera figata. Adesso andiamo in pista.
Eccoci ragazzi, arrivati alle conclusioni. Vi chiedo scusa se la mia guida non è ancora perfetta, ma erano veramente i primi giri di pista. Ho dato tutto nel montaggio. Non è il mio massimo e non sarà neanche il vostro massimo, ma solo con la pratica si può migliorare. Come vedete, ho già trovato qualche sticker carino per la personalizzazione della macchina, quindi altra cosa che può rendere unico questo modello. Quelle che vi danno in confezione sono delle decal, ce ne sono già abbastanza carine, ci sono i dischi dei freni e abbastanza cose da poter personalizzare la vostra macchina. Le mie conclusioni finali e le note che potrebbero risultarvi un po' negative. Parliamo prima di tutto del prezzo. Siamo sui 120-130 euro spedito, dipende dal periodo, ma dovete capire una cosa: tutto quello che vi serve è qua. Un cavo, una power bank, un caricatore, qualsiasi cosa, la macchinina e un cellulare che hanno tutti. Avete tutto per correre i percorsi, vi basta un pavimento, due oggetti qualsiasi e potete giocare. Potete sfidarvi online con i vostri amici, perché con una striscia di questo genere vi prende i tempi e ve li può mettere online per condividerli. Quindi non avete bisogno di caricatori, non avete bisogno di pile, non avete bisogno di batterie, quantità industriali di batterie. Avete solo bisogno di una macchinina, una scatolina se volete proteggere il vostro cellulare. Portabilità al 100%. Anche la guida sul cellulare all'inizio ad alcuni potrà non piacere, potrà storcere il naso, il Bluetooth, che di solito siamo abituati che arrivi un po' in ritardo. Qui non ve ne accorgerete davvero e il divertimento è assicurato. Quindi non ci resta che far crescere la community in Italia. Io vi lascio tutti i link qui sotto per ritrovarsi il prima possibile quando sarà finito questo periodo del coronavirus. Speriamo presto. Non mi resta che salutarvi, ovviamente ci saranno altri video sul pulizia, cosa si può fare, faremo dei vari test sulle varie superfici, cercheremo di fare dei circuiti, io vorrei provare il circuito delle Anki con queste macchinine, vedere se funziona, quindi iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima gara. Ciao!